Viene anche lui, facciamo un po' insieme questa intervista con Alberto Brignoli. Insomma, rientravi oggi, ti hanno dato un po' da fare questi attaccanti della Siena. E oggi sì, però prima di parlare della partita volevo ringraziare veramente chi mi ha permesso di rientrare poi in meno di 10 giorni, perché comunque il mio infortunio è stato meno grave del previsto, però è stato molto fastidioso e veramente c'è stato tutto lo staff medico, il dottor Muzzi, i ragazzi della Galeno, veramente i fisioterapisti Michele, Roberto, tutti veramente mi hanno permesso di giocare oggi, perché probabilmente solo con il lavoro, poi anche il prof, comunque la squadra, diciamo, però senza poi il loro apporto non saremmo qui a parlare della partita, almeno io non sarei qui a parlare della partita. Poi venendo questo era doveroso per me. Poi hai soffiato un'altra volta al posto a Sala, dove hai giocato a Brescia. Si è comportato anche bene, direi, però no. Diceva, per evitare guai peggiori, diciamo, ristabiliamoci al più presto, ritorniamo. No, ma una battuta, sì, scherzo. Sì, 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 no, lo so, ma Andrea veramente c'è solo da fargli i complimenti, perché da 10 di luglio che si allena come me, anzi di più, perché spesso io magari il lunedì dopo la partita ho qualche problemino e lui si allena anche più di me, e veramente si è meritato di fare quella partita a Brescia, e ero sicuro che avrebbe fatto la grande come ha fatto, per cui anche grazie a lui si riesce a lavorare con serenità, e sono riuscito a recuperare in fretta, perché lui è veramente si è fatto in due. Anche oggi ha fatto riscaldamento con me, perché io fino all'ultimo avevo proprio malissimo a calciare e ho chiesto se per favore potesse fare riscaldamento con me. Lui è stato super disponibile, anzi infatti veramente poi la partita per me oggi viene, non dico in secondo piano, però per essere in campo oggi c'è una fila di persone che era importantissimo e doveroso ringraziare. Sentiamo Lucio allora, che ti fa qualche domanda. Senti, però analizziamola questa partita, no? Un 2-2, quanto rammarico c'è per questa rimonta del Siena? Tantissimo, tantissimo rammarico, perché è una partita che avevamo preparato benissimo e sapevamo che c'erano grandi, grandi giocatori nel Siena con grandi qualità, e abbiamo saputo soffrire nel primo tempo. Secondo tempo ci siamo alzati e abbiamo fatto 2 gol meritati, credo. Anche nel primo tempo le occasioni non erano mancate. Purtroppo ci siamo abbassati, era naturale, non così tanto. Sinceramente non mi aspettavo così tanto ed è veramente un peccato. Voglio prendere una nota positiva, anche se non so se tutti saranno d'accordo. Però probabilmente qualche tempo fa non avremmo rischiato forse di perderla anche. Anche perché il Siena dopo il pareggio comunque ci ha provato, no? A vincere questa partita, quindi qualche pericolo l'ha creato. Sì, no, il Siena non lo scopriamo di certo noi, anzi, poi veramente è una squadra forte, fastidiosa, non, cioè bravi, quello in Serie B sono una squadra che io paragono all'Empoli. Poi guardando la classifica loro sarebbero comunque secondi o terzi in classifica, per cui noi vincevamo in casa con la terza in classifica del campionato in maniera più che meritata. Era naturale abbassarci e subire il loro forcing, speravamo tutti di portare a casa i 3 punti. Senti, forse il rammarico maggiore è sull'azione che ha portato poi al rigore, no? Allora, io sono solito non commentare l'arbitro, perché comunque nessuno fa errori o fa cose in malafede. Dalla porta, siccome stavolta era 3 metri, credo che Rosina si fosse portato comunque la palla ormai fuori e si sia appoggiato su, non so chi c'era, Chris o Lito. Si sono appoggiati, perché nessuno ha messo la gamba, o nessuno, almeno dalla porta, e poi magari le immagini mi smentiranno. Però la sensazione è stata che si sia allungato la palla e che poi si sia lasciato cadere addosso ai nostri giocatori. Senti, invece sul gol del 2-2 si poteva fare qualcosa di meglio? C'è stato questo pallone teso di Angelo, no? Si può fare sempre meglio, quello è normale. Era una palla difficile per la difesa, difficile da... Usciva, una traiettoria a uscire? Sì, per me era praticamente impossibile uscire, perché era una palla molto veloce.
per cui non potevo proprio muovermi e rischiavo solo che mi scavalcasse. Per cui sono rimasto sulla porta nella speranza che il colpo di testa prendesse la mia sagoma, perlomeno nel metro a destra o a sinistra. Però poi ci sta anche la bravura degli avversari, perché era il Siena, era tutta la partita che spingeva su quella fascia e l'abbiamo contenuto, penso, molto bene. È normale che qualche occasione gliela devi concedere, ed è andata così purtroppo. Senti, la tua parata, sul forse un po' fortuita pure, quando nel primo tempo la palla colpita di testa da, adesso non ricordo bene, Giacomazzi credo, parte bassa della traversa, a rimpallo sul terreno di gioco e te la sei trovata tra le braccia. No, beh, chiaramente è stato fortissimo, cioè fortissimo. No, dai, ci vuole un po' di fortuna. Io penso di aver fatto la cosa giusta andando a cercare comunque la palla sul colpo di testa. E poi sono stato fortunato e forse un pizzico di bravura nel vederla con la coda dell'occhio e chiuderla, perché con un occhio, visto che batteva con l'altro, c'era già l'attaccante che era lì a prenderla. Per cui, come in tutte le cose, soprattutto nel mio ruolo, ci vuole un pizzico di fortuna e oggi è andata bene. Senti dolore ora? Adesso un po' meno, perché i dottori hanno lavorato alla grande. Forse stasera dopo cena, mi sa che sul divano un po' di ghiaccio ce lo metto. Grazie Alberto, grazie. Un bocca al lupo. Quindi abbiamo sentito anche Alberto.